Sarà meglio che mi faccia trovare pronto. A me poi va bene così, basta saperla prendere e sapere dare. Oggi per esempio ho qualche cosa di importante da darle. E allora ho modo di potermi esprimere. Del resto, quando noi non ci vediamo, ci pensiamo. E quindi la possibilità della vicinanza c'è in tutti i modi. Del resto, cos'è che posso unire meglio del pensiero? Cos'è che può accorciare le distanze meglio del pensiero? Sai che ti sto ammirando con l'ingrandimento, riesco ad arrivare a poterti vedere, e la tua femminilità prorompe da quell'elegante tailleur che hai, e del resto la tua classe e la tua eleganza sono impareggiabili. Ora, mia musa, ti lancio l'ultima provocazione poetica che ti permetterà di esprimerti in un modo poetico a tua volta. Quando sussurri le tue parole, perle preziose che risplendono nel buio della mia prigione, e intravedo la tua ombra, forma sinuosa che nessuna arte può rubare, la mia mente rompe queste mura di granito ipocrita e la mia voce accarezza i tuoi capelli. Fulmini di gioia per il mio cuore, le mie parole scorrono sulla tua pelle come le gocce di una cascata che inebri e stordisce i sensi. Ti guardo e ti ascolto e le mie membra rimangono impaurite di fronte a tanta grazia, ma la mia fantasia è travolta dall'uragano della tua estasi.